Fenomeni fisici. Chi era Daniel Douglas Home? Commento. Daniel Douglas Home, 1833-1886, fu uno dei più grandi strumenti ad effetti fisici dei primordi del contatto organizzato con i piani superiori di esistenza. Fu studiato da eminenti studiosi in Europa e in America, ma nessuno mise mai in dubbio la sua onestà. Nato in Scozia, visse la giovinezza negli Stati Uniti, dove le sue facoltà medianiche si rivelarono in pieno. Home produceva levitazioni di tavoli con tre persone sopra, materializzazioni di mani ectoplasmiche, campanelli che suonavano in aria, colpi contro i muri che scandivano messaggi. Tornato in Europa per motivi di salute, Home era affetto da tubercolosi, malattia che lo portò al trapasso, fu ospite di nobili e regnanti, desiderosi di assistere ai suoi fenomeni che sembravano miracolosi. Si produsse dinanzi agli imperatori di Francia, allo zar di Russia, alle famiglie nobili più importanti di Francia e d'Inghilterra. Dal 1871 al 1874 ebbe luogo la famosa serie di sedute con il fisico William Crookes, che segnano l'inizio della ricerca scientifica sui fenomeni paranormali, ricerca che, basata solo sulla mente, non ha dato finora esiti accettabili. L'episodio più famoso della carriera di Home è la levitazione avvenuta quando era ospite di Lord Adair tra il 1867 e il 1869. Davanti a numerosi testimoni, uscì in levitazione da una finestra e rientrò nell'altra.